Ciao, ciao a tutti, bentrovati, bentornati o benvenuti sul canale della Eli. Buongiorno, state bene? Siete sopravvissuti a questo o state sopravvivendo a questo caldo infernale. Io sono nevrastenica, nervosa, come si dice da noi in dialetto? In vermigada, una persona che ha i vermi e che quindi è nervosa, che non sta bene. Che ehm, è impaziente, ecco. Io sono così perché in ufficio fa un caldo maledetto e non abbiamo i condizionatori perché posto nuovo, mentalità vecchia, facciamo girare l'aria che non c'è, non è stato fatto l'impianto dei condizionatori. Quindi ditemi voi come delle donne di 50 anni in menopausa possano lavorare con questo caldo. Se all'ascolto c'è qualche imprenditore, sappia che è doveroso mettere l'impianto di condizionamento quando ci sono delle donne di una certa età. Ah, a parte gli scherzi e che non è uno scherzo, spero che stiate tutti bene. Ehm, io sto bene, anche se a caldata, nervosa e invermigata i tornei e tutto il mio servizio in cucina con l'aiuto della mia super squadra di volontari sta andando benissimo siamo all'ultima settimana e oggi sono di riposo o meglio stasera avrò una riunione ma questo pomeriggio sono di riposo e quindi ho pensato di fare così un video molto veloce che poi non sarà mai veloce sui prodotti che mi stanno piacendo in questo periodo tutti corpo perché poi volevo fare un altro video con dei prodotti eh, make up eh, che mi stanno aiutando in questo momento a non apparire una sciattona nonostante il caldo e lo scioglimento di tutto quello che io mi applico sul viso, che poi mi devo togliere, perché il caldo è per me insopportabile e, e non riesco. Quindi, veramente eh, 4-5 prodotti che eh, mi aiutano a mantenere un uh, aspetto decoroso <ride> quando esco di casa la mattina. Eh, ci sono dei prodotti che eh, probabilmente non sono più in commercio, quindi dei prodotti vintage, anche se non sono vintage perché eh, è passato poco più di un anno o magari anche soltanto qualche mese, ma mh, non ci sono più, però ho deciso di non comprare altri prodotti, ma di utilizzare quelli che avevo già iniziato e poi invece dei prodotti eh, che sono nuovi. Per prima cosa vi parlo della eh, crema mh, collo e décolleté che eh, vi avevo detto avrei poi recensito. Eh, mi sto trovando molto molto bene, mi sembra che la parte del mio collo e del mio décolleté sia più eh, idratata, più nutrita, più eh, levigata. Mi piace tanto, è una crema che mh, non unge, si assorbe molto bene e soprattutto in questo periodo di caldo mi lascia la pelle molto molto idratata. Allora io questa la metto eh, sempre alla sera dopo che ho fatto la doccia e poi eh, alcune volte anche al mattino, non sempre dipende da come mi alzo, sono molto sincera. Ha una texture molto sorbettosa, leggera, si assorbe, ha un delicato profumo ma proprio delicatissimo che non infastidisce e quasi quasi è impercettibile e ehm, mi sto trovando davvero molto molto bene penso che i risultati si vedano ovviamente sul ehm, a lungo termine cioè utilizzandola molta di più adesso mh, sono poche settimane che la sto utilizzando in maniera costante e devo dire che è un eh, prezioso aiuto verso la ehm, forza di gravità che ci accompagna in questi anni eh, vi lascio poi nell'info box, ovviamente, lo sconto riservato al canale per tutti i prodotti che i Mim mi ha mandato: quindi ehm, crema, collo e decolleté, eh, il duo alla baba di lumaca con il siero e la crema viso che mi sta piacendo tantissimo e lo sto utilizzando tutti i giorni. E anche per il kit contorno occhi che ho terminato, ma che l'azienda mi ha gentilmente eh, rinviato per. Ehm, Poterlo utilizzare ancora. Vi lascio poi nell'info box lo sconto eh, riservato al canale per tutti i prodotti che mi sono stati inviati da eh, IMIM. È uno sconto unico, eh, uguale per tutti i prodotti. È del 20% ed è valido fino al 31 12 2023. Devo dire che mi sto trovando davvero benissimo, mi piacciono tanto e sono contenta che. Ehm, questa azienda mi abbia dato la possibilità di provare eh, i, i loro prodotti, quindi grazie i Mim. Continuiamo, fa veramente molto molto caldo. Eh, mi trucco praticamente eh, pochissimo e non tutti i giorni, eh, alla mattina veramente qualcosa di leggero, poi se torno a casa e comunque devo andare in cucina in oratorio a cucinare eh, preferisco non avere il trucco perché poi col caldo davvero divento un panda e divento nervosa, appiccico. Poi sono appunto eh, in una cucina: non è che mi posso <coughs> struccare o toccare il viso e poi toccare gli alimenti. Quindi eh, mi strucco, eh, mi strucco mh, adesso in estate senza nessun burro struccante, ma utilizzo eh, le acque micellari e poi un detergente schiumoso le due acque. Mh, No, una sola tra l'altro. L'acqua micellare che mi sta piacendo tantissimo e che ho acquistato e già messo in uso è questa che ho acquistato su Notino a un prezzo quasi ridicolo. Sono eh, 500 ml di prodotto, quindi un bel bottiglione. Eh, io lo tengo in frigorifero perché vi regala una freschezza meravigliosa e al profumo di ananas e menta. Ed è fantastica, è della uh, Bielenda, che presumo sia un'azienda polacca, ma non ne sono sicura. E questa ha un profumo meraviglioso di ananas e foglie di menta, è spettacolare, vi rinfresca, è un piacere averla sul viso, strucca bene. Vabbè, il mio trucco in questi giorni, come vi ho detto. È molto molto leggero, quindi probabilmente eh, strucca bene anche per quello. Ma quello che ricerco io in questo prodotto e in questo periodo è proprio avere eh, il viso fresco, eh, tonificato, mh, pulito, ma eh, rigenerato dai prodotti che utilizzo e questa mi piace tantissimo. Quindi, questo è assolutamente un prodotto che ho provato e che ho amato. Secondo prodotto sempre ehm, per il viso: leggerezza, freschezza, ehm, idratazione: Acqua Spray Idratante Viso all'Argilla Rosa e Pompelmo delle Driadi. Questa me l'ha regalata Lucia. Eh, non ricordo se alla festa della mamma o al mio compleanno e mi ha regalato un bel po' di prodotti di questa linea che mi stanno piacendo tantissimo perché l'argilla rosa comunque è un'argilla eh, molto delicata che aiuta a mh, tenere il viso pulito che toglie le impurità ma in maniera molto molto mh, delicata e eh, mh, il pompelmo comunque è rinfrescante, idratante e mi sta piacendo tantissimo ha ah, un delicato profumo proprio di pompelmo. È buonissima, buona, 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 rinfrescante. Ecco, vi consiglio, se avete la possibilità, tutti questi prodotti di tenerli in frigorifero perché sicuramente vi regalano un giovamento e un sollievo eh, sul viso quando li mettete, che eh, sicuramente vi aiuteranno ad affrontare meglio la giornata. Prodotto consigliatissimo. Altro prodotto che mi sta piacendo tanto è questa essence che ho acquistato su Stylevana ed è formata dall'80% aspettate che guardo eh, di acqua di ginseng e del 2% di niacinamide, gli altri piccoli percentuali non le so ma comunque questa è una bomba, nonostante abbia una consistenza molto molto acquosa cioè non, non, non è gelosa, è proprio acqua, quando voi la mettete sulla pelle sentite che non è soltanto acqua, che c'è qualcosa in più, che regala un'idratazione particolare, ma vi lascia la pelle proprio liscia, morbida e buonissima. Io mi sto trovando benissimo, l'ho appena iniziata perché le altre le ho finite e le vedrete nei prodotti finiti, che sono una marea, spero di riuscire a trovare un po' di tempo per girare il video anche di quello, ma questo io ve la consiglio anche perché vi dura, vi dura tantissimo, cioè sono eh, quanti ml? 150 ml per una essence che eh, ne bastano veramente poche gocce ed è veramente un prodotto per me ottimo. Sempre alla ricerca della freschezza e della idratazione, questo siero di Balea che avevo comprato l'anno scorso. Quando sono andata in vacanza proprio l'estate scorsa e, e poi l'avevo tenuto lì perché ne stavo utilizzando altri, questo è un siero molto leggero in gel ehm, con l'acido ialuronico, un gel idratante che eh, risulta leggerissimo sulla pelle, è rinfrescante ed è quello che io voglio in questo momento, vedete è proprio un gel. non ha assolutamente profumo idrata lenisce e vi lascia la pelle molto 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 morbida a me sta piacendo tantissimo e quindi anche questo è un prodotto consigliato veniamo ora alle gambe e al corpo che poi io lo utilizzo per tutto il corpo anche se magari soltanto per le gambe Comunque, crema gel anticellulite rassodante tonificante, marmorto Crio. Eh, 80% di pelle più soda compatta e tonica, effetto freddo prolungato. Che cosa mi ha attirato, secondo voi? A parte eh, il miracoloso effetto tonico ehm, e eh, tonificante, che allora mh, io non so dirvi. Se ehm, proprio a livello di cellulite faccia qualcosa, la cosa che io noto è che quando eh, metto questa crema, ovviamente mattina e sera, eh, l'effetto della mia pelle è molto più liscio, molto più levigato, molto più armonioso. Eh, mi piace tanto, ma soprattutto vi congela le gambe. E in questo momento è quello che io ricerco: un effetto freddo, poderoso, quasi. Nei primi 5 minuti, che vi um, fa venire i brividi, quindi se non vi piace questo effetto, io questa non ve la consiglio perché è, è veramente strong, cioè proprio bella fredda. Poi io abbondo perché voglio sentire questo freddo. Ma mi sta piacendo davvero tanto, e soprattutto noto che la mia pelle è molto più levigata, più tonica, mh, i cuscinetti si sentono meno, e eh, questo mi basta. Insomma, mi sta piacendo tantissimo. Bottega verde. E questa l'ho comprata eh, poco tempo fa, quindi penso sia una linea nuova uscita eh, per quest'estate e la trovate di sicuro. Della stessa linea, questo ehm, spray gambe leggere dona leggerezza e sollievo. E questo soprattutto lo utilizzo la sera dopo una giornata mh, stancante e calda in ufficio. Dopo eh, essere stata 3 o 4 ore in cucina in oratorio, le gambe sono pesanti, si cammina tutta la sera, si portano avanti dietro i piatti stanche, eh, gonfie. E, e questo è uno spray che mi sta piacendo davvero tanto. Sono solo 3 o 4 giorni che lo sto utilizzando, ma l'effetto che mi regala è quello che io cerco proprio per defaticare le gambe mi piace davvero e questo ve lo consiglio se avete il problema eh, come me di gambe gonfie di gambe pesanti di gambe stanche soprattutto nel periodo più caldo eh, dell'anno ma veniamo ora al corpo ho ehm, ritrovato nelle mie scorte che l'anno scorso avevo poi eh, abbandonato perché l'effetto gelo era effettivamente gelificante questo bagnoschiuma della Bade Dasta eh, Muito Club bagnoschiuma rinfrescante menta fredda, è veramente menta fredda, e anche qui avete un effetto brivido nella doccia. Eh, a me piace, eh, in questo momento mi serve. E quindi visto, le eh, 2-3 docce al giorno che io faccio. Mm, questo è sicuramente quello che utilizzo alla sera per avere quell'effetto di frescura prima di andare a dormire e almeno dura insomma, un quarto d'ora, 20 minuti. però questo è veramente effetto freddo, eh, molto freddo. Quindi, anche questo, se non vi piace eh, questa sensazione, non ve li consiglio. Eh, invece, un po' più delicato, ma sempre. Effetto rinfrescante e questo della allora, questo ho, sono andato a controllare, c'è ancora e quindi lo potete trovare se lo volete. Questo invece non l'ho più trovato, non c'è più um, questa tipologia che è uh, menta glaciale della Bulis Natur. Che trovate al Tigotà, ma c'è menta e lime. Quindi, mm, questo non l'ho ancora provato. Mentre questo qui sono già arrivata quasi alla fine, perché avevo iniziato l'anno scorso d'estate. Quindi voglio finire anche questo in modo che poi non ho più in giro dei residui. Eh, anche questo effetto freddo, meno freddo del bagno schiuma della Bagdast, ma eh, comunque un effetto molto rinfrescante e molto piacevole quando fate la doccia o le docce. Finiamo con tre acque profumate. Eh, di profumi ne sto utilizzando. Ne sto utilizzando tanti, eh, ma profumi leggeri, eh, profumi che rimetto più volte al giorno. Ma soprattutto sto utilizzando delle acque profumate. Allora, mh, due di queste acque profumate non ci sono più, mentre una c'è ma ha cambiato eh, il pack. Allora, quella che c'è ancora è questa di Yves Rocher, che è al uh, latte di cocco. Il peck è cambiato, ma ce n'è una che è praticamente uguale. Questa ha un profumo davvero molto cocco, è rinfrescante. Queste io me le tengo sul comodino, me le spruzzo quando eh, faccio la doccia e sono bella fresca e bella profumata, ma eh, sul comodino le tengo perché durante la notte, quando ho le mie eh, scalmane della Shura Gianna o della Shura Eli. Queste sul letto, cioè a occhi chiusi, la prendo dal comodino, me la spruzzo ovunque sulle gambe, sui piedi, la spruzzo anche sul Mauri che mi fa compagnia nel letto matrimoniale, ma lui non si sveglia e eh, mi aiutano a mm, tenere a bada il caldo della notte. Questa è molto molto buona, ma quella che preferisco infatti ed è quasi finita è questa alla pesca e all'anice stellato. Questa è proprio buonissima. Ah, questo profumo dolce ma alla fine speziato che eh, mi regala una sensazione molto piacevole e quasi fresca la pesca si sente tanto eh, ma si sente tanto anche l'anice stellato e mi sta piacendo tantissimo e anche questa la voglio finire questa non ho mm, più visto eh, sul catalogo che eh, c'è ancora quindi non so magari qualche rivenditore eh, qualche negozio ce l'ha ancora però mi sta piacendo tantissimo, è veramente buonissima questa anche come profumo molto fruttata, molto golosa anche se a me non piacciono i gourmand ma non è un gourmand dolce perché ha questo anice stellato che bilancia molto bene il profumo della pesca quella pesca succosa quelle pesche che troviamo proprio adesso belle grosse, belle succose um, morbide, buonissima e un'altra um, acqua profumata che eh, vorrei finire questa di Alverde che avevo comprato l'anno scorso al lime, aspettate che guardo al eh, lime e zenzero bio. Anche questa è molto fresca, molto frizzantina. Lo zenzero si sente. Si sente, che meraviglia. Si sente tantissimo. Il lime è, è un'acqua profumata che veramente aiuta a sentirsi sempre freschi, sempre a posto. Eh, la potete utilizzare durante la giornata, la potete utilizzare dopo la doccia, la potete utilizzare in qualsiasi momento. Anche queste, se avete la possibilità di tenerle in frigo, sono una manna dal cielo. Quindi sta cadendo la camicetta, tutta bella colorata. Ebbene, ehm, ho finito. Spero di avervi fatto un po' di compagnia. Eh, spero che stiate tutti bene. Magari qualche Fortunello è già in vacanza. Io per andare in vacanza, la vacanza. Mh, Vacanza vera, che poi vabbè, le nostre vacanze sono sempre con gruppi familiari ehm, e lì vabbè, cucinerò non sempre, ma cucinerò un po'. Eh, la gestione della cucina quindi è sempre affidata a me, ma mi piace. E anzi, a volte sto proprio a casa dalle gite che non voglio fare perché eh, mi sento libera di poter cucinare qualcosa di buono quando tutta la compagnia rientra. Eh, per me, questa è vacanza e rilassarsi, e quindi va bene così. Ma andremo a, in montagna, non ricordo eh, la località, quest'anno proprio non ce l'ho in mente, al nord della Francia. Dopo il Traforo del Monte Bianco e però sarà dalla seconda di agosto, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Ma eh, a luglio, eh, dal 21 al 28, invece sarò in eh, campeggio con i ragazzi come cuoca insieme ad altre amiche. E anche se non sarà una vacanza eh, di riposo, sarà sicuramente una vacanza a livello psicologico e mentale perché so già che mi divertirò soprattutto per la compagnia dei miei colleghi eh, cuochi ma anche eh, per l'allegria spumeggiante e dei, dei ragazzi che ci faranno compagnia. Bien, eh, vi do appuntamento a un prossimo video che probabilmente sarà di maglia perché ho terminato due lavoretti, uno devo finire di cucirlo ma poi ve lo mostrerò quindi il prossimo video sarà sicuramente un video di creatività. Vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio. Mi raccomando, non stancatevi, non sudate troppo. Se avete i condizionatori, accendeteli voi che potete. E ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, grazie.